quando, con la guerra ancora in corso, il papà Guido decide di trasferire la famiglia in quei locali che avevano acquistato anni prima, località Orocco di Comirio. E qui fondano la prima ditta, la Guido Borghi e figli, ditta che produce fornelli elettrici, specializzata in produzione di fornelli elettrici. Nel giro di un anno questa ditta si chiamerà Inis, il nome è preso un po' per caso, però comunque ha una sua logica, perché Inis in latino vuol dire fuoco. Quando arriva a Comerio, Giovanni ha 33 anni, è già sposato con Maria, due figli, la primogenita Midia e il maschio Guido, ha un carattere un po' burbero, impetuoso, non ne ha tanta di pazienza. Per lui, fra l'altro, la guerra è finita prima perché aveva avuto problemi di ulcera allo stomaco, quindi si era risparmiato anche la campagna di Russia. È sicuramente tra i tre fratelli che compongono la ditta di famiglia, ci sarebbe anche una sorella, però non lavora con loro, dei tre fratelli lui è il più spregiudicato, quello con un fiuto fortissimo per gli affari, sempre in giro con il suo camioncino a cercare nuovi clienti per questa azienda di cui lui intuisce la potenzialità, perché alla fine della guerra l'Italia ha l'esigenza di rimettersi in piedi, di ricominciare, però ha anche la voglia, e lui questo lo avverte benissimo. Il papà Guido è un po' più prudente, un po' più con i piedi per terra, però in fondo lo lascia fare perché vede che questo figlio, che è davvero un vulcano di idee, spesso ha ragione. Negli anni 50, mentre da una parte Enrico Mattei è alle prese con le sue trivellazioni in pianura padana alla ricerca del gas naturale, e dall'altra c'è una difficoltà da parte dello Stato ad erogare la corrente elettrica, perché l'Italia è cresciuta molto, c'è anche una forte emigrazione dal sud al nord, e gli impianti, le condutture, tutto ciò che sta intorno all'erogazione della corrente elettrica non è pronta per sopportare un simile sforzo, una simile crescita, ecco che il Borghi intuisce che il gas è il futuro per gli italiani, per le cucine degli italiani, e quindi la produzione dei fornelli elettrici viene trasformata in produzione di fornelli a gas. È un'idea buonissima, ne vengono venduti molti. Lui da subito si rivela proprio il cuore e l'anima dell'azienda, e i piccoli spazi di Orocco che già erano stati allargati non bastano più. C'è anche un laboratorio, un'officina in Viale Ticino a Gavirate, dove escono i primi frigoriferi, che nel 1950 sono ancora sconosciuti per lo più agli italiani, che sono abituati a mettere fuori sulla finestra o sul balcone il cibo da tenere al fresco. I primi frigoriferi sono frigoriferi ad assorbimento, però contengono molto poco, poi soprattutto sono goffi nelle forme e molto ingombranti. Poi arriveranno quelli a motocompressore. Il Borghi punta tantissimo su questo prodotto nuovo, e soprattutto lui si mette in testa di voler ottenere un frigorifero che abbia delle dimensioni meno ingombranti per le cucine delle case degli italiani, e che abbia maggiore capacità di contenimento e che sia anche ad un prezzo accessibile a tutti, perché lui vede, capisce che si è passati da un'economia di sussistenza come era quella della guerra e del dopoguerra ad un'economia dei consumi, e i consumi vanno naturalmente alimentati e incentivati. Poi in famiglia arrivano due lutti molto dolorosi. Muore nel 54 il fratello più piccolo Giuseppe, quel fratello amante dello sport che sarà poi lui ad introdurre Giovanni appunto nel mondo dello sport, e muore in un incidente automobilistico al ponte della Bisolfa alla guida appunto di un
Geneva nel 54. Il Papa Guido non si dà pace per questa perdita, per questo dolore, non è più lui. Poi nel 57 viene colpito da un ictus e muore. E quindi la Ignis rimane solo con i due fratelli, Gaetano, il più grande, e Giovanni, che non vanno molto d'accordo. Gaetano è molto più prudente, molto più tradizionalista, fa delle scelte un po' più tranquille non posso dire l'occasione, però il motivo principale per cui ad un certo punto Gaetano deciderà di allontanarsi in modo non contenzioso, però di uscire dalla ditta, avrà a che fare con la lavatrice, con la produzione delle lavatrici. Allora, la lavatrice è l'altro grande prodotto sul mercato della Ignis. Tra l'altro, lavatrici con lo sportello dall'alto, perché come dice Giovanni Borghi, le donne italiane devono fare meno fatica con i panni. Lui ha sempre in mente la sua mamma, che le vicine anche, che dopo una giornata di lavoro durissimo nei campi tornano in casa e devono ricominciare a faticare con i lavori domestici. Queste lavatrici vengono prodotte anche al sud, a Napoli. Lui nel 49, quindi una dozzina d'anni prima rispetto alla produzione delle lavatrici che negli anni 60, aveva acquistato a Napoli le ex smalterie De Luca, e questo acquisto era stato davvero un acquisto molto molto azzardato, perché era davvero molto rischioso investire al sud in quegli anni. La casa del Mezzogiorno non era ancora stata inventata, arriva l'anno dopo, e quindi questo sarà il motivo principale per cui Gaetano esce dalla ditta. Rimane da solo Giovanni a portare avanti una Ignis che negli anni 60, fino alla fine degli anni 60, è sempre più grande, nuovi prodotti da lanciare sul mercato, nuove filiali all'estero, nuovi stabilimenti e un fatturato sempre più alto. Per riassumere, si può dire che la Ignis è diventata un impero, e questo impero l'ha creato lui con in tasca una licenza di scuola elementare. Si arrivava fino alla sesta in quegli anni, fra l'altro scuola elementare presa alle serali, lo dirà lui stesso, e poi ero troppo interessato al mondo del lavoro e gli studi li ho piantati un po' lì. Ecco, andiamo avanti con il racconto e la musica. A metà del luglio 49 Giovanni Borghi sparì. Chiamò il ragioniere e gli disse: vado a Napoli. A Napoli? E quando è che torna? Due o tre giorni, presto. Il ragioniere riferì al Borghi padre e il vecchio disse: sì, è giù a sa quello che fa. Il Giovanni invece stette lì a parecchio tempo, non tornava più. A Comenzio era quasi uno scandalo, nessuno apriva bocca ma erano tutti preoccupati. Tornò all'improvviso, così come era partito. Entrò dal padre e disse: ho fatto tardi, c'era un traffico d'inferno. Ma cos'è che hai fatto? Ho comprato uno stabilimento a Napoli. Che stabilimento? Smalterie De Luca. Fanno padelloni per le luci e orinali, i vasi da notte. Roba de matte. E noi che cosa ce ne facciamo? Noi mandiamo giù i semi lavorati a Napoli e li smaltano. Lì ci sono i forni a carbone, qui non sappiamo mai quanta corrente ci dà. E chi è che paga? Noi e il nostro socio. Socio? E chi l'è? Il Baldelli, uno di Roma. Non lo conosco, noi non voglio soci, ricordati, chi ha un socio ha un padrone. Ormai però la cosa era fatta, non ci si poteva più tirare indietro. A Napoli era nata la Serit, smalterie elettriche riunite Ignis Tirrenica, una emanazione della Ignis di Comenzio. Poche settimane dopo, Giovanni Borghi pestava i pugni sul tavolo davanti al socio Baldelli, completamente impietrito. Qui non funziona un tubo, o mettete le cose a posto o me ne vado! Se ne andò invece il Baldelli, e così i Borghi non ebbero più il socio.
Ossessione Frigidaire. Luciano Cavalleri, tecnico ignis e direttore di Cassinetta, era di Milano, anzi di Affoli. Durante la guerra era venuto ad abitare a Gemonio e qui è rimasto fino al 67. Ricorda così l'ossessione del Borghi per i frigoriferi meno importanti. E il Borghi ci faceva tribolare. Noi a suo tempo, quando abbiamo fatto i primi frigoriferi ad assorbimento, addirittura usavamo il sughero, cioè il sughero dei tappi. Poi siamo passati alla lana minerale. Eravamo a New York, siamo andati a Filadelfia in una fabbrica che faceva l'isolamento per i tetti. Abbiamo visto il lavoro e subito al Borghi gli è venuta l'idea e ha detto: «Ehi, qua se facciamo anche l'isolamento dei frigoriferi in questo modo, guadagniamo un mucchio di spazio, no?» Oltretutto, la resa del frigorifero è sicuramente superiore. Siamo tornati a casa e dopo 2 o 3 mesi abbiamo cominciato a fare i primi frigoriferi. È stato un po' un disastro, perché se arrivava la sera il commendatore diceva: «Smettiamo, smettiamo, dai che è tardi!» E invece al mattino alle 6 era già lì di nuovo a riprendere il lavoro. E siamo andati avanti così per 4-5 mesi. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Senza vedere, ma come farò? Senza baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, no, non mi guardar. Luna, luna, no, non voglio usar. Luna, luna, no, non farla sentinella. Ogni stella in cielo parla di un cuor, ogni stella in cielo parla d'amor, ogni stella in cielo sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar, fantastica. Cassinetta, 1954. A Comerio
si ripeterono le scene del boom dei fornelli. I capannoni erano grandi, ma la gente e i banconi non ci stavano più. Borghi padre era sommerso dai rendiconti, dagli assegni, dalle tratte, dalle rimesse da incassare. La Ignis si stava ammalando per essere cresciuta troppo in fretta. Giovanni Borghi un giorno prese per il collo il ragioniere. Ndem, vengo subito, ma dove andiamo? Andiamo a vedere se c'è qualche cosa qui in giro. Dobbiamo fare una fabbrica nuova per il frigo. Il terreno fu scoperto, la cassinetta di Via Droma. Il ragioniere disse, è un po' lontano. E poi le strade sono brutte. Fa niente, compro l'elicottero. Il terreno di Cassinetta di Beandron fu preso e Giovanni Borghi si piazzò lì ad urlare contro ingegneri, architetti e muratori che non si sbrigavano. Quando era con gli occhi fuori dalla testa, Giovanni Borghi buttava via la giacca, prendeva una pala, una carriola, faceva il manovale, spianava una vecchia filanda che, per sventura, era cascata sulla sua strada. Licenziava e assumeva. La fabbrica di Cassinetta fu tirata in piedi. Il frigo ebbe lo spazio per nascere. La Ignis ebbe i suoi incredibili prezzi stampati sui cartelli appesi ai tram di Milano. Assunta sin dall'inizio, per esempio il ragioniere Giuseppe Tanzi, che viene assunto dal papà subito agli albori, per esempio la segretaria, la signorina Caterina Ostola, e la sorella Rosanna Ostola, il signor Luciano Cavalleri, futuro direttore di Cassinetta, che viene assunto nella seconda metà degli anni 50, 56, 57, non mi ricordo, ma sarà colui che i Borghi porta con sé in America per studiare il modo di ottenere questo frigorifero, così come dice lui. Insomma, adesso con la Philips i tempi sono cambiati e tutto è davvero molto cambiato. La Philips punta molto, fra l'altro, sulla tecnologia. Il Borghi rimane invece legato a delle strutture che andavano bene per un tempo passato e che non possono adesso relazionarsi con un'industria così a livello europeo così grande, e lui non riesce ad adattarle, queste strutture, e qui sta un po' il limite del Borghi. Nel 72 la Philips, che aveva cominciato con un controllo a metà dell'azienda, prende tutto sotto il suo controllo e a lui rimane il titolo di presidente onorario, che ovviamente non sa che farsene, non gli può bastare come un titolo virtuale. Lui è un uomo che deve agire, deve fare delle cose concrete, e l'unica cosa che può fare è ciò che sa fare, cioè gestire delle aziende. Allora, porta avanti la produzione di macchinette a gettoni, distributori di bibite, ma soprattutto lui si rivolge alla Emerson di Firenze, che è una ditta che lui aveva acquistato anni prima, che produce televisori. La gestisce bene, fa alzare il fatturato, ma punta più che altro il Borghi sull'arrivo della TV a colori d'Italia. All'estero c'è già, l'Italia è in ritardo. I politici si dividono tra i due sistemi di trasmissione, PAL o SECAM. Alla fine verrà introdotto il sistema PAL, ma quando arriva è tardi, perché Borghi nel frattempo si è ammalato, ha avuto degli infarti, poi arriva anche un tumore, insomma ce la fa naturalmente a portare avanti tutto e lascia nelle mani del figlio Guido il controllo. Guido che però è un uomo completamente diverso. Muore nel 75 a Comerio. Gli ultimi periodi li passa nella sua villa in Costa Azzurra, poi viene ricoverato in clinica privata a Varese,
che presumo non l'ho trovato, però presumo sia la quiete, e poi muore a Comelio nel 75. Prima di vedere la sua ignis già trasformata in ire, diventare poi alla fine Whirlpool, e forse è stato meglio così per lui perché avrebbe sofferto troppo. Lo Stato gli ha riconosciuto naturalmente diversi meriti, commendatore del lavoro, cavaliere al merito della Repubblica, il premio Lambrugino d'oro che viene dato ai milanesi migliori, e poi il premio Gavetta, che è un premio proprio inventato appositamente per il Borghi per premiarlo del grande lavoro. E invece l'Università di Bari lo ha conferito della laurea honoris causa in ingegneria elettronica. Naturalmente lui era fierissimo di questo titolo, anche se però l'appellativo più familiare sarà sempre in dialetto Comenda. Da questo momento in poi parleremo di sport, l'ho lasciato per ultimo. Gavetta d'oro a un uomo che viene dalla gavetta. La consegnano i rappresentanti dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti all'industriale Giovanni Borghi. 20 anni or sono Borghi si arruolava come fante nell'esercito della rinascita economica italiana. Oggi è un generale e il complesso industriale da lui creato esporta all'estero il 60% della sua produzione. Ma questo maestro di vita, come lo definisce il trofeo consegnatogli a Milano, nelle cerimonie ufficiali non è mai a suo agio. Ritrova se stesso quando in bicicletta raggiunge la fabbrica. È perciò che abbiamo scelto l'ambiente a lui più congeniale per intervistarlo. Le ha fatto piacere ricevere il premio della gavetta? Peccato che sia uno solo. Io avrei preferito che fossimo in molti, perché come me penso che ce ne siano tanti che meriterebbero questo premio. Come vede la situazione attuale? È ottimista o pessimista? Beh, se fossi pessimista non continuerei a fare quello che sto facendo, e anzi che sono ottimista. L'unica cosa che mi auguro è che i signori del governo, che i nostri dirigenti, sia finanziari, economici, ci facciano vedere quel lumicino che noi da bambino gli risiamo il lumino del Chapin. Purché non arrivi quando siamo ridotti al lumicino. Per la rinascita del Mezzogiorno. Il ministro Colombo inaugura a Barra, nei pressi di Napoli, uno stabilimento per la produzione di elettrodomestici costruito da un industriale del nord, Giovanni Borghi. Nello stabilimento lavorano 750 persone, sono quasi tutti meridionali. Il complesso, che ha una potenzialità produttiva giornaliera di 2000 lavatrici superautomatiche, è stato realizzato nel quadro dell'industrializzazione del Mezzogiorno. Abbiamo approfittato dell'occasione per intervistare il commendator Borghi e il ministro del Tesoro, onorevole Colombo. Siamo venuti nel meridione, non certamente per divertirci, anche se il sole è bello a Napoli, ma siamo venuti per mettere un'industria veramente efficace, tanto più che vediamo non solo la necessità industriale, ma anche una necessità nazionale. Poter dar lavoro a questo meridione, secondo noi che siamo venuti dal 1949 qui giù, era necessario e molti ci dovrebbero pensare ancora. L'iniziativa della Ignis Sud è un contributo cospicuo alla industrializzazione di Napoli ed è una prova della partecipazione degli imprenditori privati a questa grande opera di elevazione delle condizioni economiche del Mezzogiorno. Un contributo alla soluzione del grande problema delle differenze che esistono fra il nord e sud Italia e alla loro eliminazione. L'auspicio che si può trarne è che altre iniziative dello stesso tipo possano sorgere e che, superato il difficile momento attraversato nel 1964, in pieno riprenda l'attività economica e perciò anche quel complesso di investimenti che sono destinati a valorizzare l'Italia meridionale. Sulla strada della rinascita economica, nord e sud si incontrano. Convito di Cassinetta. Per fare fronte alla mobilità operaia, il Borghi aveva voluto il convito Paolo VI, sorto davanti alla fabbrica e abitato da giovani di Trento, di Siena, di Napoli, ai quali si chiedeva un praticantato metalmeccanico lontano da casa.
La retta per gli ospiti era di 500 lire al giorno. All'interno c'era una sala di lettura con 800 volumi, un cinematografo, un ambulatorio medico e diverse attrezzature per lo svago. Le camere avevano due o tre letti. Molti di questi giovani frequentavano le scuole serali a Varese. A Varese ci arrivavano con un pullman privato della Ignis e se i risultati a scuola erano buoni, le spese per i libri di testo venivano rimborsate. Borghi aveva istituito il cosiddetto risparmio obbligatorio, un deposito di 300 lire al giorno a persona nelle casse del convento. 15 mesi dopo, la somma accumulata veniva restituita con la maggiorazione degli interessi. Con i ragazzi di Trento, accolti nel convento, Borghi aveva preso una sorta di impegno morale. Venite da me, vi insegnerò un mestiere, vi darò un salario e appena sarà possibile vi farò lavorare vicino a casa. La promessa fu mantenuta e il 24 maggio del 1968, in un sobborgo di Trento, fu aperto il cantiere di un nuovo stabilimento. Ma il 68 avanzava, esplodeva la lotta di classe, dilagavano gli scioperi. E proprio Trento, sede di una facoltà di sociologia, presieduta da Francesco Alberoni e frequentata da Renato Curcio, fu una delle piazze più calde. Scioperi davanti ai cancelli della Ignis, accenni di terrorismo e cariche della polizia. Il clima era decisamente cambiato. Pallone e lavoro. Io sono stato assunto nel 67. Ho cominciato in fonderia. Mi sono fatto 11 anni in fonderia. Sono entrato perché mi avevano assunto anche come calciatore nella squadra di Cassinetta che partecipava al campionato di promozione. Quando scendevamo in campo avevamo sempre un forno, un altro prodotto della Ignis, che si regalava alla squadra avversaria per fare reclame. E noi, sulle maglie, avevamo la scritta Ignis. Adesso ci sembra una cosa normale, ma allora non si usava. Il Borghi ogni tanto capitava in fabbrica, girava sempre in bicicletta. E anche sulla bicicletta, naturalmente, c'era la scritta Ignis. Una volta, mi ricordo, erano i primi anni di fonderia. Tutto a un tratto ce lo siamo trovati in reparto. Ha fermato il lavoro, è salito su un cassone e ci ha detto: vi porto tutti nel cuore, perché so che tipo di lavoro fate qua. Sì, perché era un lavoro altro che duro, un caldo, il fumo, la polvere. Ha detto: vi invito tutti al ristorante. Ha mandato a prenderci un sabato e ci ha portato a mangiare fuori. Per la Befana poi invitava tutti i dipendenti che avevano bambini piccoli a Varese al palasport della pallacanestro e venivano distribuiti i doni ai bambini. E poi è venuta la Philips e io ero ancora lì e si chiamava Ire. Poi è passata la Whirlpool, ho fatto in tempo a lavorare anche con loro. La differenza non è che si lavorava di più o di meno. Perché? Sotto il Borghi non si lavorava. Si lavorava e come, ma si lavorava con una mentalità completamente diversa. Nel senso che lui ha fatto del bene. Per chi andava alla Ignis allora era un onore. C'erano anche i pullman che ci portavano a Cassinetta. Noi di Gemogno lo prendevamo davanti alla stazione. Mi viene in mente un episodio, mi ricordo, di due fratelli che venivano dall'Abruzzo. Loro in estate facevano i pastori. D'inverno le pecore le mettevano nell'ovile. E allora lasciavano la famiglia e la casa e venivano a lavorare in fonderia per i mesi invernali. Dopo tornavano in Abruzzo a fare di nuovo i pastori. Il Borghi dava la possibilità di lavorare anche a chi d'inverno il lavoro non ce l'aveva. Mm.
Media e gli altri della Bella Vita. Giovanni Borghi ebbe due figli, Media e Guido. Era impressionante la somiglianza di Media e suo padre. Stessa forma del viso, stessi occhi, stesso sorriso. E uguale indulgenza verso il dialetto. Un rapporto intenso tra lei e il papà. Perché era la prima, perché era la femmina, perché Guido, l'altro figlio, era meno uguale a lui. Media fu senza dubbio la sua cocca. La prima Mercedes immatricolata in Italia è stata per lei, il regalo di papà, che un mattino gliel'aveva fatta trovare in garage. E Media, in un'intervista, ricorda la bella vita degli anni 60, quando si incontravano con Agnelli, Rizzoli, Mondadori, lo scrittore Bevilacqua e il pittore Manzù. Per non parlare poi dei tanti attori e registi in carriera, spesso invitati alle storiche cene al Pirata, il ristorante dei VIP in Costa Azzurra, Gassman, Walter Chiari, Sordi, Manfredi e Tognazzi. Tognazzi, che fu aiutato e sponsorizzato moltissimo da Borghi, soprattutto all'inizio di carriera. Sì, perché a Giovanni Borghi piaceva anche il cinema, il teatro, l'arte, e quando poteva li sosteneva volentieri. Raimondo Vianello racconta che era uno spasso incontrare Borghi tra una tappa e l'altra del Giro d'Italia. Un sacco di aneddoti, gesticolava, con due battute, possibilmente in dialetto, risolveva tutti i problemi. La Mondaini fece pure da madrina la squadra della Ignis a un Giro degli anni 60. Borghi non si tirò indietro neanche quando gli chiesero di finanziare un premio teatrale destinato a risollevare le sorti del teatro di Posa. Nel 1962 Ernesto Calindri lo ringraziò così: non è facile trovare persone che nutrano contemporaneamente amore per il teatro e passione per lo sport. Giovanni Borghi è una fortunata eccezione. Il Borghi ci sfoga. I dottori continuano a parlarmi di esami del sangue, di pressione, di un mucchio di regolate. E poi Giovanni qui, presidente, attenzione, in gamba signor Borghi, ma che roba, ma non sanno che se mi tolgono la libertà di fare quello che voglio io mi fanno morire. Io se sto male vado a spasso nei miei stabilimenti, sembrerà una balla, ma io, i miei 7.000 operai, impiegati eccetera, io li conosco tutti, e allora ci fermiamo a parlare, magari scherziamo. Poi ogni tanto qualcuno mi chiede, ma lei quanti yacht ha? E io rispondo che i miei yacht sono i miei stabilimenti, a meno che non vogliamo contare la barchetta del lago. Ci stiamo seduti sulle banchette, io, due pescatori e un amico al massimo. Si accetta la scomodità però, E su quella barchetta lì sono riuscito a strappare alla Philips il contratto, ma un contratto alle mie condizioni però. La barchetta, alle 5 del pomeriggio, via! I pescatori mi preparano le canne, le esche, tutto, e io tiro sui persici. Belli, Anche da 7-8 etti. Poi alla sera li mangiamo al Bersit. Vado sempre lì a mangiare. Mi ero stancato di sentirmi domandare da mia moglie che cosa volevo mangiare. Allora ho comprato ristoranti, adesso abbiamo la pace in famiglia. E poi, a comprarlo il Bersit, ho fatto contento il proprietario di prima. Era stufo di vedermi arrivare a mangiare a qualsiasi ora. Assai torpe, la luna si resta con te e va del twist contando le stelle nel cielo, ma la stella ancora più bella non è in cielo più vicino a me. Assai torpe, ma la stella ancora più bella non è in cielo più vicino a me. Assai torpe, twist twist tutto il mondo, twist twist sta impazzendo, sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più lo scordare. A Saint-Tropez la gente si chiede perché tu vali twist portando un vestito alla me. Può sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella, se tu vali twist
può sembrare ancor più bella, ma la moda è sempre quella, se tu parli twist. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo, sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare a Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu parli twist, portando un vestito da me. Puoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella, se tu parli twist. Puoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella, se tu parli twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Allo sport lui si avvicina quando muore il fratello Giuseppe nel 54. Forse per dare un senso a questo dolore, a questo lutto, decide di frequentare gli amici appunto di Giuseppe che bazzicavano nel mondo delle palestre del pugilato e di mettersi ad aiutare questi ragazzi sponsorizzando sia gli atleti che le palestre. Tra l'altro capisce che lo sport gli può essere utilissimo per fare pubblicità anche all'estero, alla sua Ignis, perché in Italia la televisione è molto popolare, però il carosello non è ancora stato inventato, quindi non si può pubblicizzare ufficialmente un prodotto, lo si può far passare dietro l'inquadratura principale come se fosse messo lì per caso. E così, per caso, probabilmente o forse no, il Borghi, tutte le volte che c'è una manifestazione sportiva importante, si piazza lì in prima fila e sbraita incitando la tripa. Quindi il telecronista che per contratto deve descrivere la scena deve dire nome e cognome naturalmente di quel signore in primo piano. Dice il nome dell'atleta che sponsorizza e poi dice il nome della Indies, non come fabbrica perché non si può, però come scuderia. E il pugilato, tra i pugili che lui sponsorizza, c'è Guido Loi, c'è D'Agata, però c'è soprattutto c'è Mazzinghi, Sandro Mazzinghi. I Mazzinghi pugili erano due, ce n'è uno anche un po' più grande, però quello più amato dal Borghi sarà Alessandro Mazzinghi, che ricorda i Borghi come un secondo padre, come appunto un uomo che lo incoraggia, che lo aiuta anche economicamente, e quando lui decide, Mazzinghi, di smettere con il pugilato, anche Borghi decide di dedicarsi a un altro sport. Quindi il carosello non è ancora stato inventato, la sponsorizzazione sportiva possiamo tranquillamente dire che l'ha inventata lui. Col carosello poi ci saranno non degli spot, dei cortometraggi, perché sono dei veri e propri filmini famosissimi che entreranno proprio nel ricordo degli italiani, tra l'altro con dei registi importanti, anche con degli attori importanti che gireranno queste scene. Però per adesso, prima del carosello, è lo sport che lui sponsorizza, riesce a pubblicizzare la Ignis in questo modo. Quindi la scritta Ignis viene messa, per quanto riguarda il pugilato, sugli accappatoi dei pugili e sugli striscioni attorno al ring. Dopo il pugilato arriva il ciclismo, che è uno sport semplice che fa divertire gli italiani in maniera semplice, e forse per questo che piace molto, hanno bisogno di un divertimento così semplice. Piace molto fra l'altro anche al Borghi, che riesce a far portare il Giro d'Italia per qualche anno a Cassinetta, quindi Cassinetta come tappa del Giro d'Italia. I suoi primi tifosi sono proprio i suoi dipendenti, perché dal lunedì al venerdì fino al sabato lavorano in fabbrica da lui, e poi durante il weekend seguono il loro padrone negli eventi sportivi. Col Borghi gli atleti arrivano ad una prestazione altissima, arrivano veramente a dei livelli altissimi. Su questo gli aiuta molto il Borghi, perché lui sorpassa tutta la gerarchia sportiva, non so, l'allenatore, il direttore sportivo. Lui prende, va negli spogliatoi,
parla direttamente con loro, così come faceva, come fa con i suoi dipendenti, e li incoraggia, li guarda negli occhi, tira fuori quella carica, quell'energia, quella forza che neanche loro a volte sono coscienti di avere. Naturalmente sbraita anche se non raggiungono i risultati che insomma lui pensava potessero raggiungere, però questi atleti ricambiano la fiducia, la stima che lui pone dando delle prestazioni molto buone. Nel ciclismo c'è sponsorizzato da Borghi Antonio Maspes, uno degli atleti sponsorizzati da Borghi. Poi arriva la pallacanestro. Noi ci ricordiamo più che altro la grande Ignis, che è quella degli anni 70 per quanto riguarda la pallacanestro, però lui si avvicina a questo sport probabilmente tramite la figlia Midia. Quando la Midia andava a scuola ed era brava, giocava nella squadra della scuola ed era, insomma, le piaceva molto. La pallacanestro non è uno sport, non era uno sport molto popolare in Italia, però Varese contava di una certa tradizione. Comunque, i grandi della Ignis pallacanestro sono naturalmente quelli appunto degli anni 70, con Ossola, Gavanin, Flavorea, Dino Meneghin. Si ricordano ancora i derby con la Simmental, e c'è anche un messicano, Manuel Raga, che ricorda un episodio. Stava per passare dalla Ignis al Barcellona, perché gli avevano offerto davvero un ingaggio da favola. Il Borghi lo convince a rimanere alla Ignis, lo raggiunge in Spagna e gli dice che non può assolutamente offrirgli la stessa cifra che gli spagnoli possono dargli, può arrivare a poco meno della metà, però se rimane alla Ignis certamente avrà una seconda famiglia su cui contare, degli amici che gli vorranno bene, e poi terminato con lo sport ci sarà sempre per lui un lavoro. Ecco, questo è un altro episodio proprio per mostrare, no, il rapporto diretto che insomma il Borghi aveva con i suoi atleti. E naturalmente Raga rimane alla Ignis. Il calcio, la squadra del calcio del Varese era forte e passivo negli anni 60, lui non può girarsi dall'altra parte, Varese è la sua città, quindi questo passivo lui lo risana completamente e fa arrivare il Varese a dei risultati che poi non si otterranno più, la Serie A. Tra l'altro lui, il Borghi, scopre Pietro Anastasi, questo ragazzotto che viene dal sud, che è un po' impaurito, un po' intimidito, in soggezione all'idea di incontrare questo Borghi, che è davvero un personaggio. E Anastasi sarà uno degli artefici di una famosissima, per i tifosi naturalmente, vittoria sulla Juventus, insomma il Varese vince sulla Juventus, che appunto i tifosi ricordano ancora. C'è anche il canottaggio tra i suoi interessi, del resto siamo in una zona di lago e fonda la Canottieri Ignis. A Comerio lui fa costruire impianto di attrezzature, un complesso sportivo che viene chiamato un po' l'arena dei gladiatori, cioè una sorta di villaggio olimpico dove vengono ad allenarsi gli atleti delle diverse discipline, e sono atleti tutti di altissimo livello. Insomma, col Borghi lo sport in Varese raggiunge davvero dei risultati molto alti, soprattutto pensando al fatto che Varese non è una metropoli, insomma è una città di provincia. Ci sarà anche il tennis fra i suoi interessi. Ora, sono passati molti anni da quel periodo è tutto davvero cambiato. A Comerio non ci sono neanche più gli uffici, perché gli impiegati sono stati mandati
farò Pero, nella zona della Expo, in ex padiglione della Expo, e siamo tutti consapevoli di questo, però quando passiamo, saliamo verso Varese e arriviamo al livello del Belsit a sinistra, non possiamo non guardare giù verso il lago, verso la piscina e verso i campi da tennis e associarli al nome del Borghi, perché rimarranno sempre legati a lui. Ecco, io termino qui il mio racconto, che volutamente comunque termina con la morte del Borghi, perché poi insomma dopo la Whirlpool ci sono state altre gestioni, però non è nell'interesse di questa serata. Io termino, però prosegue con i video, forse, o meno, video sicuramente, la voce del video non lo so, e la musica sì. Lo sport era sportivo, non sportivissimo da ragazzo Giovanni Borghi. Gli sarebbe anche piaciuto, ma dove trovava il tempo di frequentare un campo da pallone se doveva correre da una parte all'altra di Milano a riparare impianti idraulici? C'era poco da distrarsi lavorando in bottega, qualche capatina alla bocciofila, qualche gara di canottaggio, ma niente, niente di impegnativo. Di sicuro Giovanni amò la bicicletta, che ha usato fino alla fine per perlustrare i suoi capannoni a Casinetta, e di sicuro, se lo può considerare uno sport, ha avuto la passione della pesca, che praticava a modo suo a Travedona. Aveva una barca e una casetta, e lì ci andava a metà pomeriggio portandosi dietro qualcuno prelevato in fabbrica. Una volta lo dovevano intervistare e lui stava pescando. «Uè ragazzi, non voglio fare brutte figure», intimò. «Guardate subito in frigorifero, tirate fuori il pesce più bello e portatemelo subito». Fu così che quel pesce persico, mezzo surgelato, fece da comparsa mentre i giornalisti rivolgevano le loro domande al cumeta del lago. Cose da Borghi. Di Borghi si raccontano tanti aneddoti. E probabilmente il più famoso è quando minacciò di comprare l'Equipe, il famosissimo giornale sportivo parigino che organizza il Tour de France. Siccome il mercato francese gli interessa il come, vuole convincerli a tutti i costi a far ammettere la sua Ignis alla gara. La regola però prevede solo squadre nazionali e gli dicono di no. Allora lui, infastidito, si gira verso i suoi collaboratori e in dialetto chiede: «Se la posta sta baracca, la compri lì». Altro episodio. Primi anni 60, inverno rigidissimo. Dopo numerose segnalazioni dei naturalisti, lui manda il suo aereo personale a salvare migliaia di rondini in giro per l'Europa e a ricondurle verso il clima più caldo di Napoli. Il Borghi era fatto così, pronto anche a trasformare il suo turbo elica da 9 posti in una nuova arca di Noè. Si racconta anche che il Borghi un giorno abbia fatto impacchettare con un bel fiocco il suo nuovo frigorifero Ignis dall'ingombro così minore rispetto al passato. Col suo elicottero privato lo ha fatto poi calare nel giardino di quell'imprenditore tedesco che gli aveva detto che non ci sarebbe mai riuscito nella realizzazione di un prodotto simile. Chissà se l'episodio lo possiamo davvero far rientrare nella lista di cose certe fatte dal Comenda, ma se fosse vero, sarebbe stata proprio una bella soddisfazione per lui. Sicuramente vero invece è l'assegno sostanziosissimo che il Borghi firmò per risanare la squadra del Varese Calcio. Raccontano i testimoni che al momento di tirar fuori la penna, il Borghi esclamò: «Fain cool che il paro paradan vuole una montegna, facciamo finta che abbia avuto una mantenuta un paio d'anni. Che venga anche da qui sopra il numero 6 custa».
l'industriale innamorato delle due ruote. Nel 1961 aveva rimesso in pista la manifestazione della Sei Giorni, cadute in disgrazia. Naturalmente, organizzazione Ignis. Così era scritto sullo stendardo appeso alla facciata del Vigorelli di Milano. La Sei Giorni era come l'apertura della stagione della Scala, come la messa a mezzanotte in Duomo, e rappresentava l'apoteosi della visibilità per quel marchio di cinque lettere destinato a trapanare con la forza degli elettrodomestici i muri di cucine, tinelle e lavanderie. Il Cumenda non arrivava mai da solo, perché odiava la solitudine, e quando andava male, al suo seguito c'erano almeno 10 persone. La figlia media poi alla Sei Giorni non mancava mai. L'idea geniale fu quella di chiedere a Maspes di fermarsi in surplus, dove le telecamere inquadravano la scritta Ignis. Antonio Maspes si fermò per ben 32 minuti e il Borghi, invisibilio, prese dalla tasca 1 milione di vecchie lire e lo diede in premio al suo campione. Se avesse dovuto comprare 32 minuti di televisione, avrebbe speso 100 volte di più. Quando Mr. Ignis non diede retta ai pescatori del lago. Da Varese News, lettera al direttore. L'apprezzamento del valore a un uomo di grande qualità come Giovanni Borghi è più che giustificato, ma la mia professione di pescatore sul lago di Varese mi permette di aggiungere una nota critica che non vuole essere offensiva. In quegli anni della ricostruzione noi pescatori vivevamo una svolta dolorosa nei costumi della pesca e nella storia stessa del lago. L'inquinamento ci era cascato addosso come un'altra piaga d'Egitto. Minacciava il nostro lavoro e il nostro futuro di ragazzi appena iniziati alla professione assai impegnativa della pesca. Giungemmo ad intentare causa alle ditte e ai comuni responsabili del degrado delle acque che si impoverivano vistosamente di pesci commestibili. La rinomanza dell'inquinamento indusse i consumatori abituali ad astenersi dai pesci che ancora in parte il lago produceva. La nostra professione subì un danno grave e irreversibile e molti di noi furono indotti a cambiare mestiere. Ci rivolgemmo anche al commendatore Giovanni Borghi, pregandolo di sostenere la nostra buona causa e iniziare l'opera di risanamento che occorreva, prima che fossimo costretti a ricorrere alla legge per farci valere. Ci rispose, tramite un insigne avvocato di Milano, al suo modo spiccio, che fare causa a lui, per noi pescatori, era come se lui avesse fatto causa alla Fiat. Forse il grande condottiero non si era reso conto che il suo impegno nella battaglia per la vita, che noi sparuti pescatori stavamo conducendo contro i giganti, avrebbe portato più onore alla sua già rispettabile figura e non gli sarebbe costato nulla, certo non più di quei 4 spiccioli che poi l'azienda, passata di mano prima alla Philips poi alla Whirlpool, fu costretta infine a sborsare dopo la sentenza che la condannava. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai. Well,
questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma otto sono lunghi, però per ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non sarò so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà come si farà. Nel 1964 Indro Montanelli, penna più che autorevole del giornalismo italiano, ma che nei suoi ritratti non fa sconti a nessuno, confessò, incontrando Borghi, di aver subito l'irresistibile contagio della sua cordialità. Ancora un po' che rimanevo in casa sua, ne uscivo indossando, come i suoi atleti, una maglia con la scritta IGNIS. Eppure il ritratto dell'uomo fu impietoso. Spalle tarchiate e quadre, sopracciglia cespuglio, sotto con la fronte bassa e temporalesca, orecchie a padiglione d'elefante. Aggiungete a tutto questo un paio di mani da strangolatore e una voce da orco. Ecco, questo è Borghi. Anzi, è solo la scorza di Borghi. Come faccia a farsi capire è un mistero, perché parla solo milanese, ma lo facilita la limitatezza dei suoi interessi. Di tutti i paesi che ha visitato, Borghi non conosce e non ricorda che i frigoriferi erano aperti. Se gli chiedete del Prado o dell'Hermitage, c'è il caso che vi risponda: non mi pare che siano tra i nostri clienti. Ma, stando a pranzo con Borghi nel suo bel sito, accompagnandolo nella sua fabbrica di commedio, Montanelli scoprì tante doti: amore esclusivo e possessivo per l'azienda, grande passione di costruire, il quadrato buon senso, la tenacia, il paternalismo, l'indipendenza spinta fino all'anarchia, l'istinto competitivo sfrenato fino al delirio e l'incondizionata fiducia nell'esperienza.
e anche, perché no, un certo gusto artistico e un'indubbia generosità. Se lo scrisse Montanelli, deve essere stato proprio così Giovanni Borghi. Thank you.
la canzone nasce a Napoli e certamente cammina tutti i cori. Sorriento Marcellina a tutti i popoli che avrà cantarmi in un milione di volte. Mi speri che si offenderà nessuno se parlo non ci si incade giù. Oh mia bella Madonnina, che ne brille di lontano, di Padova e Piscinina, di Teodoro e Milano. So da qui se vive la vita, se stavai fuori marimà, tante imprese e tante Napoli se va, ma poi vedi a Milano. Adesso che la canzone di Roma magica tieni nel tuo colore rubentino, se sbatte in intertele roba tragica esagera in cui par un cicilin. Sperem che veglia ringa la mania che mettes a cantare Marano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille di lontano, che la donna è vicinina, di te dormi di Milano. So da chi se vive la vita, se sta mai qui mai in mano, cante in croce lontano di Napoli se l'è, ma per a Milano. Oh mia bella Madonnina, che te ride di lontano, che la donna è vicinina, di te donne di Milano. Se vedi senza paura, non le sbogare la mano, tu c'è il mondo del paese senza cor. Milano è un gran Milano, tu sei il mondo del paese senza por, ma Milano